Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo, al capitolo 21, dal versetto 33 e seguenti, leggiamo: «C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. È la parabola dei vignaioli a cui viene affidata la vigna. Devono custodirla, farla fruttificare e consegnare il raccolto al padrone. Giunto il tempo della vendemmia, il padrone manda i suoi servi a raccogliere i frutti. Ma i vignaioli assumono un atteggiamento possessivo. Non si considerano semplici gestori, bensì proprietari, e si rifiutano di consegnare il raccolto. Il padrone manda altri servi, infine manda il proprio figlio, che da loro viene ucciso. Quella vigna, nel racconto evangelico, rappresenta il popolo di Dio, eletto e santificato, e a cui è stato affidato tutto. Ma questo popolo, una volta ricevuto il dono da amministrare, lo ha fatto non fruttificare, si è rivoltato contro il datore di lavoro, uccidendo tutti coloro che in qualche modo gli ricordavano questa appartenenza. L'alleanza che Dio ha voluto stabilire con l'umanità è fatta di tradimenti, di rifiuti, persino nei confronti del suo figlio. L'uomo non riconosce tutto il bene di Dio, il suo amore è smisurato, crede di essere autosufficiente, padrone della sua vita. Gesù conclude la parabola con queste parole: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo. Dio, pur deluso dai nostri sbagli, dai nostri peccati, non viene meno alla sua parola, non si ferma per amarci e non si vendica mai, ma ci guarda con amore di padre. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.